Parlami di Charlie, di quello che senti. Ero fidanzata con Ben e vivevo a Los Angeles. E mi dicevo, voglio dei figli da lui e voglio sposarlo. Ma avevo 20 anni. E te lo giuro, non mi sono mai sentita così vecchia. Era come se una piccola parte di me fosse morta. Però mi dicevo, è normale. Insomma, nessuna relazione è perfetta. Comunque, per quanto riguarda Charlie, un giorno andai a New York per vedere un regista. E lì il produttore mi invitò a vedere questo spettacolo stranissimo che veniva fatto nell'appartamento di un tizio con tutte le luci accese, una roba distopica. E lì c'era questo grande orso spettinato che recitava guardandomi negli occhi. Io sapevo che non era così, però sembrava così. E solo dopo ho capito che lo era perché mi hanno presentato al cast. E guarda caso l'orso spettinato si è rivelato essere il regista. Si è avvicinato a me, mi ha parlato e io gli ho risposto. La parte morta non era più morta, era in coma. Passammo insieme quella notte e quella dopo. E poi non me ne andai più. Sì, è vero, i problemi c'erano tutti già dall'inizio. Però seguire la sua vita mi faceva sentire viva. Non ero più nessuno. Ero l'attrice, la star, e le persone venivano a teatro per vedere me. Solo dopo la compagnia veniva acclamata e io venivo messa da parte. E poi sono diventata chi? Sai, quella che ha fatto quella cosa quella volta. Era lui l'attrazione.